Giornata contro gli sfratti, presidio in prefettura. ASI ha approvato il bilancio. Concorso fotografico. Benvenuti alla nostra informazione. I disoccupati di Benevento hanno presidiato la prefettura in occasione della giornata nazionale contro sfratti e pignoramenti per incontrare il prefetto, al quale avevano protocollato una richiesta scritta. Il prefetto però, dicono i rappresentanti del movimento, ancora una volta non si è fatto trovare, e abbiamo incontrato il capo gabinetto Maturi, che non è però stata in grado di dare alcuna risposta alle nostre proposte. Non resteremo in silenzio e non continueremo a tollerare e subire questo alto livello di indifferenza ed arroganza. Fino ad ora sono state costruite case su case per speculare e ottenere facili profitti per pochi. Case che paradossalmente sono vuote e abbandonate. Da oggi mai nessuna casa resterà vuota, perché, concludono, ci riprenderemo ciò che ci è stato tolto e che è nostro. Siamo alla cronaca. Un 38enne di Castel Campagnano, Francesco Campagnano, è ricoverato in prognosi riservata in gravi condizioni presso l'ospedale Rummo di Benevento a seguito di un incidente stradale avvenuto a Telese Terme. L'uomo era a bordo della sua motocicletta quando, per cause da accertare, si è scontrato frontalmente con un'auto che veniva nel senso opposto. Si è tenuta l'udienza del processo relativo all'incidente sul lavoro all'interno della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte nell'ottobre del 2008, che causò la morte di un giovane geometra di 19 anni, Pasquale Russo, travolto da un mezzo pesante in uscita dall'impianto di Contrada Nocecchie. Quattro gli imputati, tutti accusati di omicidio colposo. Si tratta del conducente del mezzo pesante, Vincenzo Giagrande, del coordinatore della sicurezza, Filiberto Russo, del rappresentante della ditta, Bernardino Filipponi, ed anche di Marco Leone, il dirigente che rimase ferito in quella circostanza. Il processo proseguirà il prossimo 30 ottobre. I carabinieri di Cerreto Sannita hanno sventato un furto di rame e di tubi in acciaio, recuperandone circa 5 quintali e sequestrando una Ford Mondeo ed una Fiat Ducato. A Telese Terme hanno infatti intercettato i due automezzi che, non rispettando l'ALT loro imposto, si sono dati alla fuga. L'immediato inseguimento ha costretto i 5 occupanti ad abbandonare poco distante i veicoli e, approfittando del buio, a scappare a piedi per le campagne. Sul posto sono state inviate altre pattuglie che per tutta la mattinata hanno eseguito una battuta per la ricerca dei malviventi, senza esito. Tre giovani stranieri sono stati fermati dai carabinieri nella zona della stazione di Benevento mentre scrutavano in alcune autovetture in sosta. In caserma è emerso che tutti e tre avevano già commesso reati contro il patrimonio ed erano già destinatari di foglio di via per alcuni comuni della Campania. Prosegue incessante il controllo economico del territorio da parte delle Fiamme Gialle, che hanno scoperto 12 lavoratori in nero su un totale di 14 dipendenti, e dunque oltre l'85%, che erano impiegati nella preparazione e distribuzione di panini farciti in occasione della festa del Sacro Cuore appena conclusasi. La CGIL interviene sullo stato di emergenza economica in cui sono stati ricondotti i lavoratori della cooperativa sociale Oltre le Mura, che gestisce con oltre 40 unità diversi servizi a carattere sanitario dislocati sul territorio a fianco del personale dipendente della ASL. Pur gestendo tali servizi per conto della ASL, però, le cooperative non erogano le spettanze salariali dal settembre 2012 al maggio 2013 al personale pressoché ridotto all'astrico. Il sindacato dunque chiede un incontro congiunto con ASL e cooperative per attivare le opportune verifiche. Si è riunita l'assemblea ordinaria dell'ASIA per esaminare il bilancio di esercizio al 2012, approvato con un utile di 629.000 euro, destinando 39.000 alla riserva legale, 50.000 in favore del comune di Benevento, quale dividendo, 540.000 alla riserva straordinaria. L'assemblea ha anche deliberato l'autorizzazione all'ASIA per la realizzazione del progetto di rimodulazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in alcune contrade della città, a patto però che esso non comporti maggiori oneri per la società rispetto alla gestione attuale, né incrementi di spese per personale addetto alla raccolta e allo spazzamento.
L'assessore alle politiche ambientali Luigi Scarinzi ricorda che è vietata la diffusione di volantini, opuscoli, foglietti, depliant e ogni altra forma di materiale utile a messaggi pubblicitari in tutti gli spazi pubblici, nei portoni e sulle autovetture del territorio beneventano. Tale materiale può essere quindi distribuito solo ed esclusivamente nelle cassette postali e nelle proprietà private, subordinatamente ovviamente all'autorizzazione dei proprietari. La violazione dell'ordinanza comporta una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 75 euro ad un massimo di 500. Concorso fotografico Sannio Photo Contest, ce ne parla Maria Ricca. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della fotografia, per i quali è pronto un contest. Al centro Benevento e la sua provincia con le bellezze monumentali e paesaggistiche del Sannio. Il concorso è rivolto a tutti gli amanti dello scatto fotografico, professionisti e non, che avranno voglia di mettersi in gioco e divertirsi. Solo 20 finalisti potranno prendere parte alla serata del 4 agosto 2013 presso l'Ortus Eavin Club in Viconoce a Benevento, dove una giuria tecnica premierà 3 vincitori. Il regolamento si può consultare sulla pagina Facebook Sannio Photo Contest e dunque i partecipanti potranno inviare anche la propria foto proprio all'indirizzo sanniofotocontest@gmail.com. Non è naturalmente possibile inviare più di una foto da parte dello stesso partecipante o utilizzare fotografie che siano di proprietà intellettuale altrui. Le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 27 luglio prossimo e poi i 20 finalisti saranno scelti e dunque la premiazione avverrà ad opera della giuria tecnica e giornalistica. L'Università di Benevento coordinerà un programma di ricerca internazionale sul cambiamento delle relazioni euro-mediterranee, in particolare nelle migrazioni. La Commissione europea infatti ha approvato un progetto nell'ambito del 7° programma quadro. Unisannio seguirà il programma da capofila di una complessa rete di istituzione accademica europea, nordafricana e medio orientale, con il coordinamento europeo della professoressa Maria Paradiso, geografa dell'Ateneo Sannita. È Pietro Di Lorenzo l'autore del manifesto apparso sui muri di Limatola, che affronta diversi temi riguardanti l'ente comunale, dal nuovo mutuo con scadenza 31 maggio 2042 all'incredibile aumento dell'IMU fino al 9,6 per mille ed il raddoppio dell'IRPEF. Bene, questo è tutto, arrivederci.